È stato Luca Cepitelli, con un perfetto stacco di testa all'ottavo del secondo tempo, a regalare ai biancorossi i primi tre punti del campionato. Il primo successo del Bari condanna un Modena deludente e rinunciatario, arrivato imbattuto al San Nicola. La squadra di Alberti e Zavettieri ha meritato la vittoria perché ha cercato di tenere sempre alto il ritmo, esaltando la fantasia del duo Galano-Fedato. Nel Bari rientravano gli azzurrini dell'Under 21 Sabelli, Fossati e Fedato e trovava spazio anche Polenta in difesa. Rispetto a Siena, il 4-3-3 è più offensivo, con Galano e Fedato che restano in linea con Joao Silva. Il Bari fa tanto possesso palla, ma fatica negli ultimi metri. Joao Silva non arriva su un bel cross di Galano, poi ci prova Fedato un paio di volte dalla distanza, senza creare problemi a Manfredini. L'occasione migliore è del Modena, Mazzarani libera Babacar, che si presenta solo davanti a Guarna, bravo a fermare il centravanti senegalese. Sull'altro fronte, gran botta di Galano, Manfredini respinge. La migliore chance biancorossa è in chiusura di tempo, spunto di Galano a destra e gran tiro su cui si supera Manfredini. Allo scadere di prima frazione, i biancorossi reclamano un penalty per una spinta di potenza su Sciaudone. In avvio di ripresa, il Bari sfiora nuovamente il vantaggio, numero di Sciaudone in area e conclusione deviata in angolo da Manfredini. Sul corner seguente svetta Cepitelli che spedisce in rete all'angolo basso. I biancorossi possono subito raddoppiare. Sabelli pesca Galano che tutto solo calcia malamente al lato. Ci prova anche Defendi, ma il suo destro è alto. Il capitano va vicino al bersaglio anche di sinistro, appena al lato. Il Modena si sveglia solo nel recupero, ma Babacar ci abbatta la palla del possibile pareggio. Nel dopogara il tecnico Alberti è apparso molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, sottolineandone gli ampi margini di miglioramento, specialmente sotto l'aspetto della concretezza sotto rete. Anche Cepitelli, l'autore del gol partita, ha dichiarato di essere felicissimo per il ritorno al gol. Ha sottolineato l'importanza della vittoria, soprattutto sul piano morale, per l'azzeramento della penalizzazione. La questione stadio continua a infiammare la cronaca barese. Da una parte le correnti scettiche, sicure che la vittoria col Modena sia stata l'ultima gara al San Nicola. Dall'altra, quelle possibiliste su una ricucitura in extremis fra società e comune. Le accuse dei pochi tifosi si sono allargate anche alla stessa amministrazione comunale, un'analogia curiosa con quanto si è soliti osservare nei confronti della presidenza del club. Poca voglia di pazientare ancora. I tifosi, solo 936 i paganti, in attesa di notizie sul campo che ospiterà le prossime gare casalinghe dei Galletti, hanno già iniziato la loro personale smobilitazione. Sabato prossimo i biancorossi saranno di scena a Pescara.